Ed ora cambiamo argomento perché questa sera abbiamo il piacere di ospitare nei nostri studi Adriano Galli, che è il comandante delle guardie ecozoofile dell'associazione Anpana sezione di Cremona. Buonasera, Buonasera. benvenuto. E il vicecomandante Alessandro Bonezzi. Buonasera. Buonasera a lei, buonasera a tutti. Dunque, le guardie ecozoofile svolgono appunto sul territorio un servizio a 360 gradi dal punto di vista della tutela ambientale, ma soprattutto animale. Quali sono gli ultimi interventi che avete svolto ultimamente? Beh, gli ultimi interventi che abbiamo svolto e mirati quasi esclusivamente sulla tutela degli animali d'affezione sono stati numerosi. Il più significativo è quello dell'altro giorno, dove è stato ritrovato un cane meticcio in una condizione molto critica, in quanto il detentore o proprietario ha applicato una catena. Il cane all'incirca dal referto veterinario di un'età di 18 mesi, fin dei primi mesi, legato alla catena, la quale si è incarnita nel collo. Questo è l'ultimo intervento che naturalmente avrà le dovute attenzioni per quello che riguarda le nostre indagini. Quindi in condizioni davvero disperate, possiamo dire. Condizioni davvero disperate. Il territorio è naturalmente il territorio Casalasco. Ecco, voi come guardia ecozoofila come intervenite, come agite su segnalazione dei cittadini? Interveniamo in particolar modo su segnalazione dei cittadini, ma anche non solo su segnalazione dei cittadini, anche di iniziativa. Facciamo dei controlli specifici su alcune situazioni che potrebbero essere critiche per la tutela degli animali. Vicecomandante, tra poco partirà anche un Sì. corso di formazione per le guardie. Come si svolge? Anzi, devo correggere, è già iniziato con il nostro grande piacere. Abbiamo una bella schiera, diciamo, di partecipanti aspiranti guardie ecozoofile e non soprattutto anche sull'attività venatoria etica. È un corso che si prolungherà ancora alcuni mesi, parecchie lezioni, sia di formazione teorica che pratica, a 360 gradi, quindi sia da riconoscimenti e il comportamento ovviamente di tutte le guardie. E siamo molto contenti, visto l'interesse e il numero di partecipanti, e speriamo ovviamente che tutti abbiano la possibilità di portare avanti questo obiettivo e soprattutto aumentare la capillarità di intervento su tutto il territorio cremonese, che non è mai sufficiente avere ovviamente il personale, ma sempre di più, anche perché le segnalazioni e ovviamente anche le cure da effettuarsi su tutti i controlli è sempre vasto e sempre maggiore, ovviamente. Benissimo, grazie al comandante e al vicecomandante delle guardie ecozoofile per essere stati con noi. Arrivederci. Grazie a voi.